Allora, sono qui con Soildog, sono qui con un pezzo. Ok, a questo punto mi sono creato l'SL, vediamo se riusciamo. Non mi ricordo più il nome, caspita. Eccolo qua, SLDLFP della ISO, della ISO 1, secondo ISO 243, dunque lo vado a trascinare. Ok, come al solito, come ho fatto io, dico il primo bordo che è quello più importante, l'altro può essere un qualsiasi, ok, bordo, 30 lascio così, 3 mm di DOC e 30 di corsa. A questo punto ho il pezzo che è, come si dice, la faccia inclinata dovuto al fatto dei famosi 20 gradi dell'ISO 1. A questo punto andiamo a vedere un attimo quanto valutare da qui, perché io sono stato dentro un certo tot, i famosi, questo è 29,5, che poi andrò, se devo fare la finitura, con l'utensile di finitura, ok? L'idea è un po' quella lì. A questo punto vado a vedere e mi ritrovo che naturalmente qui i bordi, se noi come disegno dovremmo togliere i bordi tangenti, se invece vogliamo, questi sono i famosi bordi tangenti, ok? Teoricamente dovrebbe essere rappresentato con la rimozione o se no con carattere questi qua. Vabbè, comunque non è che mi cambi più di tanto. A questo punto l'utensile, io potrò rappresentarlo qua l'utensile. E naturalmente questo poi va a asportare materiale fino ad arrivare qua. Naturalmente la schematizzazione dell'utensile è senza raggio di punta. Io ho dovuto mettere raggio di punta, ecco. Comunque l'idea è questa qui. Dunque, in modo molto facile, io porto dentro le lavorazioni e vado a crearmi il pezzo e poi andrò a rappresentarlo in questo modo. Magari dando una quota, avevano detto anche da qui a qui. Devo mettere due. Ok, e poi andrò a rappresentarlo in questo modo qua. Ecco. Poi addirittura posso anche andare a mettere la DOC già qui. Così vado a rappresentare. Perché comunque io arrivo qui e se esco non è che vado a fare, mentre con gli altri utensili, anche se sono inclinato in modo opposto, alla fine poi arrivo, faccio la superficie così, ma poi esco, uscendo, il raggio di punta mi va a fare la superficie perfettamente piana. Vabbè, ci vediamo alla prossima, arrivederci.